nella lontana foresta di Iron. Ho servito a lungo come spirito guida. Sono l'eco, l'antico albero. I bambini della foresta, detti Kokiri, vivono qui con me. Ogni Kokiro ha una catena che lo protegge. Ma c'è un ragazzo che non ha una catena. Navi, dove sei? Avvicina. Oh, Katanavi, ascolta le parole di un vecchio albero d'eco. Riesci a percepire, percepisci il male di scendere sul nostro regno? E sinora, le forze del male si lavorano per bloccare Hyrule. Per lungo tempo, la foresta, la sorgente di vita, è una barriera che ha impedito al male di entrare, facendo pace al vento. Ma contro queste enormi forze del male, un potere indolore, sembra che abbia avuto il tempo per il ragazzo incubata di iniziare il viaggio. Il suo destino è leggero, egli porterà un verso il futuro di pace. Navi, vai ora, trovalo e poi guidalo sino a me. È rimasto poco tempo ormai. Vola Navi, ora, il destino della foresta e del regno dipendono da te. Ciao Danny, sveglia! Il grande albero ti vuole parlare. Danny, forza! Ehi, forza! Il destino di Iron può dipendere da un tigrone? Era ora! Sei sveglio! Sono Navi, la fata! L'albero d'Eco mi ha inviato come tua guida. Sono contento di conoscerti. Il grande albero ci ha convocato. Non perdiamo tempo. Andiamo! Bello a tutti ragazzi, qui è TheStriker46 ed oggi sono su The Legend of Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64 in compagnia di... Caro, ciao a tutti ragazzi! Ragazzi, questo come potete vedere è una serie non in co-op ma a schermo condiviso, nel senso ognuno di noi farà vedere la propria avventura ma saremo sempre in chiamata insieme, così vedrete tutte e due lei i punti di vista... del nostro gioco, diciamo, ecco. Infatti è una serie un po' particolare, infatti ci vuole tempo anche per farla, quindi abbiamo deciso che non sarà tipo a cadenza giornaliera ma sarà a cadenza settimanale, perché noi dobbiamo passarci le parti tramite Mediafire ed è un lavoraggio scaricarle, montarle, tutto il resto.
Ed è un, esatto, abbastanza un lavoraccio, quindi sarà a cadenza settimanale. Quindi Scar, dimmi, dimmi quando uscire dalla porta e iniziamo. Andiamo, andiamo, l'avventura. Andiamo. Yeah. Ed eccoci qua ragazzi al Kokiri Forest. Allora ragazzi, i discorsi non credo li leggerò, perché li lascerò leggere a voi. Li leggerò a Ment. Vabbè, cosa facciamo? Hey Danny! Perché ti chiami Danny? Mi chiamo Danny. Ma una fata? Alla fine anche tu ne hai una. Oh, grande notizia, ma vedo. Questa qua mi sembra troppo di una puttana sta cosa. Ma va? Ora sei un vero Kokiro, Danny. Ma è vero, il sacro albero Deku ti ha convocato. No, non mi piace non leggere. È un grande onore parlare con il grande albero. Ti aspetterò qui. Vai ora, okay, vai dal grande infatti, albero. All'inizio del gioco ci sta quella intro, presentazione, sì, cui viene Navi da noi e ci dice di andare dall'albero. Navi è quella quella cosa brutta lì che salta, che vola, brutta. È la fatina, dai, è una fatina. Uh-huh. E noi per andare dall'albero Deku dovremmo andare di qui, però ci sta sto stronzo. Come potete vedere che ci ferma, io Navi, senza fata. Navi. Senza una fatina non sei nemmeno un Kokiro. Cosa una fatina? Boccata a te. Infatti avrebbe comportato a te non il grande Mido. Ecco qui, questo si chiama Mido. Ed è bastardo. Infatti questo Mido ci dice che non siamo epiquaggiati. Dice di procurarci una spada e uno scudo. La spada è facile da procurare, lo scudo è un pochino complicato. All'inizio, la spada è da trovare, all'inizio, chi non ha mai giocato a Zelda è difficile da trovare. Però per chi ci ha già giocato, sa dov'è. Io ci ho giocato scudo, per il cellulare tempo fa, quindi... Lo scudo, invece, lo scudo, ci deve comprare. Quindi direi subito di guadagnarci qualche rupia, ce lo dobbiamo comprare appunto. Tanto io ho detto qualche rupia, tipo di qui... Sono già 5 rupie. Che ho 0. Quindi andrei subito a cercare qualche rupia. Che io chiamo rupia, vedi, ragazzi, quindi sono qui, guardami, prendo, premendo Z e parlami, premendo A. Guarda. Ah, stai parlando già con quella là in alto? Yeah. Andiamo a parlarci, anzi io ci vado dopo. Io vado a prendere la spada, io vado a prendere. Io sono pro. La fatina è vicina a persone o cose, premi Z e potrei osservare meglio. Va bene, non me ne frega, vai, muoviti. E dovremmo andare qua per prendere la spada praticamente, ragazzi. Mamma mia, muoviti, mi sta facendo venire il nazismo. Ovviamente ci sta qualcosa che ci rompe le palle prima di prendere la spada. Un mazzo. Logico. Eccolo! Vai dentro. Che culo. Ok, non che mi ha dato è successo? Soldi. Ah, ecco, questo danno i soldi. Qualcosa mi ha fatto danno, qualcosa. Vabbè, ecco qua la spada. Eccolo qua, mi ricordavo bene. Prima cesta del gioco. Spada cupinca. Io ho già la spada, io ancora che sto girando. Perché ragazzi, dovete sapere che io l'ho iniziato tipo 2-3 volte il gioco. Però non l'ho mai finito, sinceramente. Io solo non due l'ho volte. Mai finito. Cioè questa è la seconda volta. Ti metto pure a salvare così almeno. Ok. Ed ecco qua la spada, ragazzi. Vedete che qua i cartelli si spaccano. Questo dovrebbe essere boschi perduti. Una rupia, yeah. Una rupia. Sec. Vediamo se mi pare che... No, Lost Woods. Che bella la canzone di Lost Woods, mamma mia, bellissima. Perché sei nel Lost Woods, scusa? Non lo so, c'è nel senso perché non mi ricordo dove che devo andare. Trovato il posto. Io già ho preso la spada. Figata. Allora, visto che dovremmo fare le rupie, io andrei in giro a cercare le rupie. Vincere a manto. Beh, le rupie si trovano spaccando pietre, andando a cercare nell'erba, facendo dei salti anche a volte ti danno le rupie. Infatti come potete vedere lì stanno delle piattaforme che prima vi ho fatto vedere. Facendo queste piattaforme così ti danno le rupie, però io già l'ho prese.
per riprenderle. Aspettate qua, vabbè, questa qua, guarda, mi premendo Z, no, non ti voglio. Io non ti guardo, pezzo di merda. Io. Ah, questo è il negozio che ancora. Vediamo se ricordo bene cosa qui. Quanto come costa? C'è una rupia, vero? C'è una rupia qui. Ricordo bene. Quanto no. costa la rupia? Come la rupia? La rupia costa lo scudo. Costa 40 se non mi sbaglio. Andando a caso non ho trovato nemmeno la roccia, wow. È un posto. C'è una casa in cui ci stanno le ceste con dei soldi dentro. Spada cocchieri. Eccola qua, infatti. Qua ci stanno i soldi, cioè ci stanno le rupie dentro. Sarà fissato per un po' di tempo. Però allenati, ecco, prima qui. Di una vera battaglia. Allora, mo la devo tirare, la devo sguainare. Premo start. 34. Equipaggiata. E cuore che alla fine. Io sono sprezzante, okay, del pericolo. Mi servono altre rupie, ragazzi. E non salva. Facciamo un po' di massa. Là sopra ce ne sta una, là sopra. Io andrei pure là sopra. Non c'è. Minchia, che figata. Ma l'hai trovata la spada tu? Sì, sì. Per Nintendo 64, nonostante sia per Nintendo 64, questo gioco è troppo bello. È troppo lungo pure. Vabbè, i Legend of Zelda sono così. È anche casinaro, cioè è difficile. Cioè è abbastanza difficile come gioco, raga. Abbastanza. Ma tutti i Legend of Zelda sono difficili. A parte gli ultimi, vabbè. Ma a me gli ultimi piacciono, sinceramente. Ci ho giocato e... Tu hai giocato a Skyward Sword, no? Io ho giocato pure al Twilight Prince. Io sfortunatamente non li posso giocare perché non ho una Wii, ma io quando avrò giocare. Una Wii ci giocherò. Quando avrò una Wii ci giocherò. Yes, ex, ex, ex. Qui ci sta una rupia. Allora andrei a prendere subito. Ecco, vaffanculo. Ecco la, oh, la rupia. Cosa di, la cosa brutta di la, sai qual è? Quale? Che non sono preciso su queste cose, quindi dovrei andare così. Così. Questo qua, ragazzi, così. Mi sono scordato di dire che è, diciamo, un episodio di prova, chiamiamolo così, perché dobbiamo testare audio, quindi se sentite un audio strano, noi lo miglioreremo già nella prossima puntata, non è questo il problema. Cioè, perdonateci per l'inizio, perché questo è il primo video. Ce la regoleremo meglio in futuro. Sì. Naturalmente noi faremo tanto, del ragazzi, nostro meglio per... tanto comunque, questa serie durerà tanto. E cercheremo di portarla avanti. Perché a noi Zelda ci piace. In effetti, è bellissimo. Ovviamente, ragazzi, adesso staremo facendo Zelda, ma io nel canale farò qualcos'altro oltre a Zelda, visto che farà tipo un video a settimana di sta cosa. Ed è poco. Comunque, io intanto ho 42 rupie, voglio vedere se costa veramente 40 rupie. Pure io 42 ne ho. Prima. Vediamo, speriamo. No, beh, un po'. Ah, sì, 40. Ma il market qual è? Ho trovato. Fino a quella cosa dove fai i salti e sì, ti danno sì, le sì. rupie. Parliamo. Che figata di canzone. Oh, scudo d'eco. 40 rupie. Rupie lo chiamano qua, rupie. Ok, io lo scudo. Compro. Dovevamo andare da Judo. Come si chiama quello là? Judo? Come si chiama? Mido. Mido, scusate. Qua non lo possiamo neanche dare una mano a questo. Ogni volta che entriamo dentro una casa, ragazzi, si resetta tutto praticamente. Cioè, se rifacciamo sto salto delle rupie, ce le ridanno praticamente. Quindi mi ricordavo di fare pure entrare e uscire, però meglio che di no. Palla. Dopo una palla. Io vado subito da Mido. Che preso tutto. Yuhu. E vuoi andare sex, sex, grande sex, albero sex. Deku dovrei trovare almeno la spada rifaccio, e lo scudo. Yeah, sex. Quanto lo sto odiando, no, cioè, Amido lo odio. Mi sta antipatico. E a me.
Dovrebbe essere tipo il capo del villaggio, che è questo? Ma che ne so, è una testa di merda. Almeno la sua dello scudo ce le ho, Froce. Beh, oh, dice, dimmi come fai ad essere il preferito di Saria ed ora del grande albero. Ovviamente io sono bello. Poi schifo. Andiamo, dai. Mido ci ha lasciato in pace. Va bene. E qua arrivano i primi boss, i primi nemici del gioco. Grumble, grumble. Ottieni Ramon Eku. Abbiamo un Ramon Eku che possiamo epiquaggiare. Epiquaggiare. Che figata, posso muovermi così. Io lo epiquaggio subito. Epiquaggio. Epiquaggio, vabbè dai, raga. Equipaggio. Ecco l'albero d'Eku, ragazzi. Guardami che sono bello, guarda come paro figo. Guarda che bellissimi qua. Grande albero, sono io. Yeah. Sec sec sec. Che figata. Baffi. Okay, io infatti devo... all'inizio, non so se lo all'inizio, quando abbiamo iniziato il gioco, non so se lo capite, ma Link ha avuto un sogno dove ci stava Ganon che si inseguiva la principessa. No, che inseguiva la principessa. Sì. E poi capirete che è quel fesso lì, quello lì col nasone, brutto nero. Ganondorf. Quello che avete all'inizio, quello che avete visto all'inizio. Quello nero, brutto. Perché ancora non ha giocato Ocarina of Time. Te la senti di intraprendere questo duro compito? Certo. Allora entra. Allora entra. E anche tu Navi. Oh, fata Navi, devi aiutare Link. Tu Link, quando Navi parla, usa su per ascoltare le sue parole di aiuto. No. Minchia, no. Fallosa Navi. E qua inizia il primo dungeon. Ma non è da quant'è che stiamo registrando? Poco. Non lo so, sinceramente. Ragazzi, non sappiamo se facciamo una puntata, penso che faremo puntate di 20 minuti, una cosa così, 25. Sì, sì, praticamente. Se no, vengono. Entriamo nel dungeon? Io sono già entrato. Ok, ora entro pure io. Comunque direi, so. Finiamo qua il video e poi nel prossimo faremo il dungeon. Il dungeon durerà abbastanza. In effetti, dura un bel po', altrimenti il video... Sai, questo qui è sicuramente venuto corto ed è anche un bene. In modo che possiamo testare al meglio audio e tutto il resto. Quindi io uccido quest'ultimo Deku. Mi cotto la noce. Io mi uccido quest'ultimo stronzo. Mi foto anche io la noce. Ok. E quindi da The Striker 46, non riesco nemmeno a dire il mio nome, da The Striker 46 e Scar è tutto. Vi invito ad iscrivervi ai nostri canali se non l'avete già fatto, a lasciare un bel like e un commento se la serie vi piace, se la serie vi piace. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, bella a tutti ragazzi. Pure la fata, che saluto, ciao ciao!